Allora, Gennari, ti va di morire un po', eh? Tanto dopo da qualche parte ti sveglierai. Dipende in quale religione credi. Davanti a te, solo un minuto. Tu stavolta non dovrai faticare. Lavoro io. Devi solo assaporarti questi ultimi secondi che ti rimangono da vivere. Non sentirai dolore, questo mi dispiace. Avrei dovuto torturarti, ma non ho tempo. E mi dispiace pure che non vedrai i tuoi occhi spegnersi. E il sangue sgorgarti dalle tempie, dopo che ti avrà fulminato con una bella pallottola. Io non lo so dove andrà a finire la tua sporcanica, ma sono sicuro che fra poco il tuo corpo va a finire sotto a 3 metri terra. Bene, la fossa è pronta. Mancano 20 secondi. Io lo so a che stai pensando. Dicono che prima di morire vediamo tutta la nostra vita davanti. Ci sei arrivata l'ultima stronzata che ci ha combinato? Eh? Fermate a quella scena. Va via. Ecco, bravo. Tu muori ora, ma hai deciso di morire proprio allora, quando hai fatto il furbo con me. In quell'istante mi ha messo quest'arma in mano e ora arriva la punizione. Adoro questi istanti quando si passa da uno stato all'altro. 5, 4, 3, 2. Tranquillo, Gennarini. Sei ancora con noi. E mo' attendo, noi fan press. Prima che ti trovare meglio. È peggio di averlo ammazzato. Voglio vedere come ha camperato oggi in avanti. No, mi chiamo Domenico Di Lorenzo, sono napoletano e vivo a Firenze. Studio recitazione e il pezzo che facciamo adesso è L'uomo con la pistola, scritto da Giuseppe Ferlito.